Il mondo dei doppiatori.it ha oggi il piacere di confrontarsi con Massimo D'Apporto, attore e doppiatore, in questi giorni in scena al Teatro Vittorio Emanuele di Messina con l'Otello. Signor D'Apporto, noi con questa intervista vorremmo approfondire il discorso del doppiaggio, che è un aspetto della sua carriera che non sempre ha goduto dell'attenzione che meritava. Iniziamo naturalmente col chiederle come si è avvicinato al mondo delle voci. Beh, ho fatto dei provini, ma più che altro quando ho cominciato io, era il 72, c'era la possibilità di frequentare gli studi di doppiaggio come uditore, cioè si andava vicino al leggio, si guardavano i doppiatori professionisti, quelli con grossa esperienza, come era la loro tecnica di doppiaggio. Però non ci facevano mai partecipare a microfono, dovevamo soltanto ascoltare, ascoltavamo, seguivamo per circa una decina di giorni e poi dopo ti facevano il provino della voce e quello che avevi imparato nel frattempo per quanto riguardava il sync. E poi c'è anche la fortuna di incontrare delle persone che sono molto, molto gentili nei tuoi confronti, magari ti dicono, ti prendono a cuore, sentono che hai una buona voce, allora ti fanno fare la piccola parte, il brusio. Ho cominciato così, però io la mia base era il teatro, per cui facevo a tempo, quando avevo tempo vuoto con il teatro, facevo del doppiaggio. Poi c'è stato invece il doppiaggio proprio selvaggio alla fine degli anni 70, con l'arrivo delle telenovelas, lavori dal Sud America, lavori americani, del Nord America, le fiction, e così insomma ci fu una grossa richiesta, tanto grossa per noi che facevamo questo mestiere o che sapevamo, che stavamo praticandoci in questo mestiere, il mestiere del doppiaggio, ci fu una richiesta molto forte, tant'è vero che io lasciai per 2 anni il teatro perché era molto più remunerativo il doppiaggio. In più io dicevo che faccio doppiaggio per pagarmi gli studi, nel senso che facendo doppiaggio nella città di Roma potevo continuare a stare vicino alla famiglia e intanto farmi conoscere, frequentare ambienti più vicini al cinema e alla televisione. E infatti così è stato, però io devo dire grazie al doppiaggio se ho imparato diverse cose, anche una padronanza nel parlare, insomma spero che si senta, e poi togliere delle timidezze anche. Lei è il figlio di un attore indimenticabile per chi ha vissuto tutto quello che ha fatto, ma che non sempre viene ricordato abbastanza, che è Carlo D'Apporto. Per i tanti visitatori giovani del nostro sito, vorremmo un ricordo il più esaurente possibile di suo padre. Beh, mio padre era, io lo considero un innovatore del teatro di rivista italiano, nel senso che intanto ha avuto la fortuna di fare la prima commedia musicale italiana con Giovanni Garinei, che era il giovane doppio petto, per cui è stato uno spartiacque. Nel 1953 ebbe un successo enorme proprio lo spettacolo Giovane Doppio Petto, lo replicarono per altri 2 anni facendo dei record di incassi, dove c'era anche degli a scala, non so se i giovani lo possono sapere, ma comunque a quel tempo erano degli attori molto importanti, il mio padre, degli a scala, Gianni Agus, insomma erano i re della rivista, poi passati anche alla commedia musicale. Sì, anche alla televisione. Mio padre è sempre stato un grande signore della scena, era uno che faceva ridere senza bisogno di ricorrere alla parolaccia, al turpiloquio, insomma era uno che aveva una grandissima carica di umanità ed era un talento innato. Quali sono gli insegnamenti più importanti per la sua formazione di uomo e di artista che derivano dal rapporto con Carlo, che era un attore che si è fatto apprezzare dal pubblico italiano del tempo per stile, simpatia e, come ha detto lei, eleganza? Sì, mio padre non è che mi abbia insegnato nulla, nel senso che non si metteva là a fare il professore con il figlio cercando di indottrinarlo. Mio padre bastava osservarlo, bastava vedere come si muoveva sulla scena, come si muoveva anche nella vita, perché lanciava dei segnali senza che lui se ne accorgesse, ma comunque se tu eri abbastanza attento nei confronti del tuo genitore, insomma, come devono esserlo anche i figli di chi non fa il mestiere d'attore. L'importante è dare ai figli degli esempi da seguire,
ma non è che si deve scimmiottare di essere una brava persona, lo devi essere proprio. Allora i figli a quel punto imparano delle cose che poi si portano dietro nella vita. Io ho osservato molto mio padre e mi sono portato delle cose che ho applicato al lavoro. Sempre per i più giovani che non hanno vissuto il grande periodo della rivista teatrale italiana, il genere in cui suo padre era incontrastato, vorremmo avere da lei un ricordo personale delle atmosfere magiche che si viveva in palcoscenico dietro le quinte dei teatri, teatri che erano sempre stracolmi all'epoca. Sì, i teatri erano stracolmi, si fumava anche il teatro, purtroppo c'era questo vizio, per fortuna adesso io sono uno che fuma, sono molto contento di non fumare né in teatro né al cinema. Perché anche i film da ridere si piangeva, poi si lacrimavano gli occhi per il fumo che c'era in sala. Era un periodo, io non è che sia un testimone in prima persona, perché sono nato nel 45 e per parlarti del dopoguerra te ne possono parlare quelli che sono nati nel 30, ma quello che io ho visto da bambino, e c'era una grande felicità da parte del pubblico andare a teatro, infatti chiedevo a mio padre perché la gente è così contenta di venire a teatro. Già nel momento di entrare in un teatro, di sedersi in una poltrona del teatro, arrivano con la faccia già felice, già predisposta al sorriso, e mi diceva perché è un periodo che si esce fuori dalla guerra, per cui la gente ha voglia di divertirsi. E io da ragazzino mi mettevo dietro le quinte perché c'erano le ballerine, mio padre, mi piacevano molto, però certo io mi illudevo che mi potessero guardare con interesse, avevo 10 anni, però io come mi guardavano io già mi ero innamorato, stavo sempre dietro le quinte, mi pettinavo, mi mettevo a posto pensando di rimorchiare, ma ero un povero illuso, diciamo. Però il pensiero mi dà molta tenerezza nei miei confronti. Lei ha prestato la voce a tanti lavori importanti, vorremmo analizzare alcune interpretazioni in dettaglio. Anzitutto le chiediamo un ricordo diffuso della lavorazione di ben 3 film in cui lei ha prestato la voce all'attore francese Pierre Arditi: Smoking e No Smoking, che era un duopolio, diciamo, di film, sì. E La piccola apocalisse. Sì, dunque La piccola apocalisse non lo ricordo, probabilmente sono andato a doppiarlo non sapendo il titolo del film che stavo doppiando. So che Arditi l'ho doppiato nel Smoking and Smoking, senz'altro, però c'era un altro film molto bello di Alain René, e anche Smoking and Smoking di Alain René, che è un collage di commedie di Aitburn, e invece l'altro che ho doppiato, sempre di Alain René, era Melo, un film sempre con Pierre Arditi e Sabine Azéma, ed era un bellissimo film girato in un ambiente teatrale, sembrava quasi una tragicommedia, ecco. Ho doppiato, una cosa curiosa è che poi facendo in cinema un film assieme a Fanny Ardant, che ho conosciuto, ci ho lavorato assieme, lei mi disse che il film che avevamo girato, La famiglia, io in Francia l'ho doppiato da Pierre Arditi. Ah. Cosa strana, quando gli ho detto di come io invece doppio Arditi in Italia, lei ha detto: ah, glielo andrò a dire. Incredibile. Il mondo è piccolo, insomma. Già, insomma, La famiglia, ricordiamo poi il grande film di Ettore Scola. Mm-hmm. Lei si è cimentato nei ridoppiaggi di 2 film della coppia Stan Laurel e Oliver Hardy: Allegri Eroi, dove presta voce a James Finlayson, e Ciao Amici, in cui doppia Edmund MacDonald. Un fenomeno di attualità è quello relativo ai ridoppiaggi di film del passato, ma non solo. Con la scusa dell'audio scadente per la qualità necessaria a realizzare DVD, si ridoppiano i classici della cinematografia straniera. La stessa necessità dovrebbe allora riscontrarsi per i capolavori italiani del neorealismo. Però nessuno è così sogna di ridoppiare Roma città aperta, che ha un audio altrettanto improponibile per via del famigerato sistema audio 5.1. Lei che posizione ha nei confronti di questo fenomeno? Che effetto le ha fatto il ridoppiaggio di Via col Vento e quello di Una volta in America? Sì, io nei confronti di questi film ridoppiati, dove prima c'erano delle voci fantastiche, che anche se noi abbiamo delle ottime voci attualmente, ma una voce come quella di Cigoli non si può battere, della Simioneschi non si possono battere, sono riimproponibili, io sono contrario al doppiaggio. Io ho visto Via col Vento ridoppiato, mi ha fatto un senso, mi ha dato fastidio moltissimo, perché i doppiatori di allora erano
erano al passo con i tempi del film quando era stato girato, ossia un film degli anni 50 con dei doppiatori degli anni 50 funziona benissimo, un film degli anni 50 con dei doppiatori del 2010-2013 non funziona. Io sono contrario addirittura a restaurare le opere d'arte, finché c'è ancora la mano del maestro in fondo, dico, non vedo perché si deve ancora andare a ridare delle tinte che non erano quelle esatte, quelle che voleva il maestro. Per cui non sono d'avviso di ridoppiare i film. Tanto io capisco doppiare i film americani, vabbè, Via col vento, è stato un peccato farlo, sono degli errori che si fanno, perché dice che la voce non c'era più, non è vero. La colonna originale di allora, del doppiaggio di allora, c'era ancora, anche se era un po' sgranata, ma c'era, e quindi si doveva mantenere. Si figuri di Roma città aperta, doppiare la Magnani? Vogliamo doppiare la Magnani? Insomma, oppure Aldo Fabrizi, quei personaggi di Roma città aperta, non è, sarebbe non un falso produttore, sarebbe un delitto, proprio un vero delitto. Infine, le chiediamo di un lavoro importante, poi amatissimo dalle generazioni cresciute negli anni 90, che è il film d'animazione Toy Story, dove lei presta voce al coprotagonista Buzz Lightyear con la direzione di Carlo Valli. Com'è stato cimentarsi in un prodotto per i più piccoli? È stato divertente, è un privilegio doppiare i film di Walt Disney, perché ritorni bambino, per cui ti diverti e ritorni indietro anche nel tempo. A parte il fatto che Carlo Valli ci conosciamo da tanti anni, lui è un ottimo attore e direttore anche di doppiaggio e doppiatore, perché lui ha doppiato anche dei grossissimi personaggi americani, e io mi trovo bene. Quando andiamo là a doppiare ci divertiamo moltissimo, indipendentemente poi da quello che doppiamo, anche raccontandoci delle barzellette. Volevo spiegare una cosa, non è che io sono così nero perché voglio palloneggiarmi che faccio l'Otello, perché l'intervista me l'hai fatta tra il primo e il secondo spettacolo, per cui tra mezz'ora ritorno in scena ed ero già preparato e già truccato. Poi ti volevo dare un'informazione proprio per il doppiaggio, a proposito di Maldesi. Il direttore Maldesi, sì, di cui parleremo tra poco. Ecco, quando parleremo di Maldesi ti dirò una cosa abbastanza importante che non potevi sapere. E infatti arriviamo proprio al grande maestro Mario Maldesi, scomparso purtroppo il 5 settembre scorso. Una delle nostre ultime interviste, che sono state condotte proprio dal professor Gerardo Di Cola, storico del doppiaggio, ci ha portati a Maldesi, che ebbe modo di dirigere nel film d'animazione Fieve Sbarchi in America di Don Bluth, dove lei doppiava il cattivo del film Lucky Loratto. Qual è l'insegnamento migliore per la sua carriera cinematografica e televisiva che ritiene di aver tratto dall'esperienza con il mondo del doppiaggio? No, il mondo del doppiaggio fa parte della catena dell'arte. Praticamente uno, facendo l'attore, se agisce a 360 gradi, fa teatro, cinema, televisione, doppiaggio, operetta, cabaret, può fare tutto, non è che c'è una... abbiamo una specializzazione, c'è chi non riesce a farlo. Io mi diverto a fare tutto e mi è servito negli anni fare tutto, perché mi sono fatto una bella gavetta alle spalle di esperienze. Il doppiaggio mi diverte, è un po' come fare la settimana di mistica per quanto mi riguarda. Io il doppiaggio attualmente faccio soltanto i film, do la voce a Buzz Lightyear, ma non è che abitualmente faccio più doppiaggio. Se mi chiamassero farei, però non sono più affidabile come una volta quando facevo esclusivamente doppiaggio, perché magari sto facendo una serie televisiva che dura 3 mesi e io dopo 20 giorni devo partire perché devo fare un lavoro in giro per l'Italia, per cui sono stato il primo a dire ai miei colleghi del doppiaggio: non sono affidabile, però se mi dite il periodo esatto, mettiamo una settimana, io mi tengo libero per quella settimana e vi faccio. E ho la fortuna di trovare i periodi giusti per fare Buzz Lightyear. Per quanto riguarda Maldesi era un grossissimo direttore di doppiaggio, basava tutto su piccoli insegnamenti, ma piccoli accenni. Lui poteva anche star zitto, capivi che stava per dirti qualcosa, capivi quello che ti voleva dire, ed era molto tranquillo sempre. Aveva un aplomb in inglese molto,
Io con lui non ne doppiai soltanto Fievesbach in America, ma doppiai anche un film di Buster Keaton, che era l'unico film di Buster Keaton in cui Buster Keaton parlava, perché è sempre stato un mimo, più che altro Keaton. E lui, per ritrovare il sapore e il suono del periodo di Keaton degli anni 30, per dire, lui fece dei piccoli accorgimenti sulla macchina del sulle macchine della registrazione, tolse una valvola per cui si sentiva un leggerissimo fruscio come base che dava l'idea dell'antico. E ebbe un ottimo risultato. Come notizia curiosa ti devo dire che mio padre ha doppiato un solo film in vita sua e ha doppiato Fernandel in coppia con Totò, e la direzione era di Mario Maldesi. Di che film si trattava? Era un film di due che litigavano, che erano, lui doppiava Fernandel, litigavano perché era su una linea di confine di una città, di un paesino, che c'era questa linea di confine che attraversava il paesino, da una parte c'era la Francia, dall'altra parte c'era l'Italia, e lui doppiava Fernandel. Tanto so che lei ha anche doppiato Jerry Lewis alcuni ridoppiaggi televisivi. Sì, l'ho doppiato per Tele Monte Carlo tanti anni fa, fece tutta una serie di spettacoli, Jerry Lewis che doppia io. Di cosa si trattava di preciso? Telefilm? No, erano spettacoli di varietà, numeri vari, come ad esempio, che ne so, Canzonissima, per dire queste cose, con tanti numeri, cantanti, e c'era lui che faceva i suoi sketch. Era un Jerry Lewis Show, si chiamava. E poi ricordiamo, sempre a proposito del settore dell'animazione, che lei ha doppiato Il Gatto di Sidor. Ah, Il Gatto di Sidor, sì. E Tintin. Sì, Tintin. E l'avventura sì. Di Tintin. Beh, Tintin doppiavo Dupont. Infatti, sì. Questo qua me l'hanno regalato mentre facevo Tintin, che era Dupont, uno dei due gemelli Dupont, che sono due commissari di polizia, due ispettori, e questo me lo sono tenuto come ricordo, mi porta fortuna, lo tengo in camerino. Una bella esperienza. E chi la dirigeva in Tintin? In Tintin mi dirigeva Mencuccini, si chiamava Mencuccini, che è stato anche uno che ha scoperto diverse voci, era un bravissimo direttore di doppiaggio ed era molto una gran bella persona, anche una persona molto paziente, ti insegnava a doppiare, ti teneva anche i giovani, metteva il microfono se sbagliavi, ti faceva finché ti tirava addosso qualcosa quando si arrabbiava. E riguardo Isidoro invece, dove tra l'altro l'affianca Maurizio Mattioli. Sì, Maurizio Mattioli, siamo amici da tanti anni, ha fatto anche lui doppiaggio per un po' di tempo, Maurizio, ma anche lui l'ha presa come me, insomma, gli serviva per mantenersi agli studi. Ma tanti hanno fatto il doppiaggio, è importantissimo fare il doppiaggio, anche perché il giorno che tu incominci a fare anche l'attore su schermo, ossia che esponi la tua faccia nei film o nei telefilm, quando ti dicono che devi andarti a doppiare, ci stanno tanti attori che non riescono a doppiarsi, sono stonati poi quando vanno davanti al microfono e devono doppiare se stessi, se la colonna guida ha dei difetti. Invece noi abbiamo la fortuna di esserci fatta questa esperienza, per cui quando andiamo a doppiare noi stessi facciamo molto facilmente. Insomma. Sì, questo è un aspetto che poi anche in un'intervista che c'è sul nostro canale, realizzata da un nostro collega divulgatore, Nicola Marcaccini, che purtroppo ci ha lasciati presto. Nicola aveva intervistato Luca Vuoto e Luca Vuoto faceva proprio questo discorso. Diceva a Nicola che aveva visto grandissimi professionisti del cinema non riuscire a non rendere altrettanto allegio, sì, nel ridoppiarsi. Sì. Perché il lavoro dell'attore è curioso, ossia trovare un attore completo, che non sono io, non sto parlando di me, ma trovare un attore completo è raro. Ci sono tanti che sono bravissimi davanti alla macchina da presa, e poi magari quando devono registrare delle cose sono proprio dei passanti, il passante, lo prendi uno e dice venga qui e registri. Sono all'altezza del passante. E tornando a Isidoro invece vorremmo sapere, ecco, un ricordo della lavorazione di questo. Ma Isidoro è stato fatto in uno studio molto piccolo, non ricordo neanche il nome dove l'ho fatto, a Roma,
ma tanti anni fa, tanti anni fa. Era uno studio piccolo dove si lavorava proprio catena di montaggio, perché c'erano le consegne molto velocemente e dovevano essere effettuate. Chi era il direttore di Isidoro? Non me lo ricordo. Signor D'Apporto, noi la ringraziamo e da ultimo le chiediamo di mandare un saluto a tutti i telespettatori del nostro sito, ilmondodoidoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. Io saluto tutti con tanto affetto, sperando che il mio augurio non sia fuori sync. Arrivederci.